Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Inclamantoni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. In questo video andremo a vedere come svolgere la missione di Whisper, che è possibile attivare solo dopo aver recuperato il numero 19 di Fenciret. Come si recupera questo numero 19? Beh, il numero 19 si prende, è possibile prenderlo solo una volta attivata la missione di Statichello. Salite sulle scale e troverete un impiegato di Imagino che è lì sulle scale e vi darà il numero 19. Quindi anche se poi non finite la missione e non sconfiggete Imagino, potete comunque sia venire a fare la missione di Whisper. Si attiva parlando con questo ragazzo alle sud, vicino alla scuola. Si chiama Bobby. Molto molto interessante. Che succede? Oh, tempismo perfetto! Ultimamente gira una storia interessante. È la leggenda metropolitana su l'uomo che non dovresti mai vedere. Ti interessa? Non dovrei mai vederlo perché... non si può, perché... è troppo pauroso. Attiviamo, vediamo che ci dice. L'uomo che non dovresti mai vedere? Sapevo che ti avrei incuriosito. Lo chiamano Spettro in Smoking. Tuxedo, praticamente. C'è scritto Tuxedo su Fenciret. Indossa uno smoking. È molto alto. E ha il volto pallido e sangue. Capisco. Sembra inquietante. Vaga per le strade di notte. E chi ne scorge il viso? Ci rimette la pelle, tranquillamente. Cosa? Oh! Questa storia circola da tempo ormai, è diventata una leggenda metropolitana. Ma ultimamente sono spuntati molti testimoni in rete. Voglio scoprire la verità. Grande! Ehi Andrea, fai sul serio? Vuoi davvero rintracciare lo spettro in smoking, giusto? È pericoloso, forse dovresti lasciar perdere stavolta. Conta su di me, ti aiuterò a scoprire questo mistero. Cosa? Non mi hai sentito? Da dove iniziamo a cercarlo, però? Se cerchi dritte, ne ho già una. Cosa? Sul serio? Le testimonianze che ho trovato provengono da Riva del Nord. Dovresti cercare indizi al Viale delle Prelibatezze. Il Viale delle Prelibatezze? Beh, Andrea, ci pensi tu? Io condurrò ricerche nel Media Center della scuola elementare. Nella biblioteca della scuola, oppure nell'aula di informatica. Media Center. Certo, lascia fare a me. Grazie, tienimi aggiornato. Potrei trovarmi nell'edificio est della scuola elementare al Media Center. In genere le scuole elementari hanno l'accesso a internet dei computer della biblioteca, però questa è una scuola un po' più d'elite. Dovresti rinunciare subito. Non vedo solo motivo per cui dovremmo cercare questo spettro in smoking. E poi tu sei già morto, Whisper, quindi. Ma dai, sarà divertente. Raccogliamo altre informazioni. Come ogni Fenciret dobbiamo raccogliere 3 e massimo 4 informazioni, quindi attiviamo la navigazione che ci porta appunto a nord, arriva a nord. Inoltre questa missione è possibile attivarla solo di mattino, o meglio di giorno. Una volta che arriva il tramonto il personaggio se ne va e quindi dovrete aspettare appunto che sia giorno, oppure semplicemente andate a dormire e fate venire il mattino. Attenzione, uno è al fast... signora, in mezzo alla strada. No, uno è dentro il fast food, ma un altro è qui fuori. Eccola qui, la signora. Ehi, sai dirmi qualcosa sul fantomatico spettro di smoking? Diamo del tuo anche a chi non conosciamo, perché siamo bambini ribellini. L'uomo misterioso di cui sente parlare in rete? L'ho visto, yes! Davvero? Dove? Where? Era di fronte alla gelateria. Sembrava che stesse fissando proprio il riflesso sulla vetrina. Poi è stato a mettersi in posa, era così inquietante e creepy! Una creepypasta. E poi per evitare di guardarlo in viso sono corsa via a gambe levate, fast! Che vuoi tu lì sotto che ti aggiusti i capelli, vatti via! Non ho mai avuto così tanta paura, fai attenzione, please! Fissa il proprio riflesso. Inquietante, già. Un fantasma non ha riflesso. Ma cosa vuoi? Ma levati. Ma io che mi metto a parlare con te poi, è colpa mia. Ok, ecco. Evitiamo. Oh, sei anche tu qui per un hamburger? Ti raccomando, Stella Burger. In verità sto cercando informazioni sullo spettro in smoking. Lo spettro in smoking? Io l'ho visto! Sul serio?
Vengo qui ogni giorno e l'ho visto passare di tanto in tanto. Oh! Whisper urla, non si sa perché urla. Però concentrandomi sugli hamburger non l'ho mai visto in faccia. Capisco. Sì, anche tu hai qualcosa da dirmi che ti aggiusti i capelli? Ma vai via. Ok, vediamo un po'. L'ultimo invece è proprio su in cima a tutti. Quello deve essere un eremita che si va a rintanare nei posti più assurdi. No, vicino all'ufficio. No, aspetta. Sì, vicino all'ufficio non proprio. Eccolo qua. È un signore anziano in effetti. Salve, sai dirmi qualcosa sul misterioso spettro in smoking? Spettro in smoking? Non so di cosa parli. Ma a proposito di smoking, l'altro giorno tornavo tardi da lavoro quando ho visto uno spilungone in smoking. Davvero? Dove l'ha visto? Già, era seduto nel caffè dall'altro lato della strada. Ho pensato che fosse strano, visto che a quell'ora il caffè doveva essere chiuso. Poi è sparito improvvisamente. Era così buio che non ho potuto vederne il volto. Accipicchia. Beh, nessuno che ha mai visto il volto di questo spettro. Questo tizio è stato salvato dal buio. È stato davvero fortunato. Chissà dove si è diretto in seguito lo spettro smoking. Ma mi stai ascoltando, Andrea? No, non ti ascolto, Whisper. Adesso abbiamo indizi a sufficienza. Dovremmo riferire a Bobby quanto abbiamo scoperto. Ti scongiuro, Andrea, siamo in tempo per tirarci indietro. Stavolta è davvero troppo pericoloso, potresti rimanerci secco. Andrà tutto bene. E poi tu non corri pericoli, Whisper. Io no, ma tu! Bobby è a Media Center, nell'edificio S della scuola elementare. Sì, così aveva detto. Bene, allora raggiungiamolo! Potremmo anche evitare. Io vengo solo perché ci vai tu. Quindi praticamente sta dalle parti della biblioteca, al Media Center. Eccoci qua. Però. Bello grosso il posto. Ehi, hai scoperto nulla? Certo che sì, ecco. No, non ci sto, tornerò quando avrete finito. Ma è Whisper lo spettro smoking? Capisco, anche io ho informazioni interessanti. Davvero, che cosa hai scoperto? Lo spettro smoking dovrebbe comparire a momenti, sembra che appaia di notte, e secondo i miei calcoli dovrebbe presentarsi proprio oggi. Che ne pensi? Vuoi scoprire la verità sullo spettro smoking? Quindi stanotte tenderemo un agguato, ma dove di preciso? Oh oh oh, a questo ci penso io. In base alle informazioni che abbiamo, calcolando traiettoria in base ai punti A, B e C, otteniamo quello che chiameremo il punto X. Ed è lì che comparirà, nel punto X, ne sono assolutamente certo. Wow, Bobby, sei incredibile! Scoprirò la vera identità dello spettro e smoking. Ciao. Ehi, fifone. Avete finito, Andrea? Sì. Whisper, perché sei così terrorizzato? Perché è terrificante! Stanotte io e Bob abbiamo deciso di incastrare lo spettro e smoking. Cosa, davvero? Già, ci dirigeremo verso Riva del Nord appena farà buio. Quindi andiamo a dormire. Io preferisco andare a dormire a casa Adams a Valdoro, perché almeno non si attiva la notte zombie, che poi ci farò comunque sia un episodio a parte per quella. Basta quindi anche che cali il sole, non serve andare di notte a notte fonda. Ah, sta lì. Com'è possibile? Molto strano. Anche perché se dovessimo tracciare un punto X tra A, B e C non è proprio esatto, però vabbè, a un certo punto. Ah, eccoci qui. Ce l'hai fatta! È tutto pronto per l'agguato allo spettro in smoking? Beh, sì. Se i miei calcoli sono esatti, stanotte passerà di lì. Certo. Non sto nella pelle. Dovresti nasconderti lì e stare in guardia. Ma io farò la guardia dalla parte opposta. Sì. Buona idea, fai attenzione. Non ho nulla da temere, i miei calcoli dovrebbero essere corretti. Quindi passerò proprio su quella strada. Ah, interesting, molto interesting. Ma Andrea? Che c'è, Whisper? Sono terribilmente spiacente, ma ora ho un impegno urgente. Devo proprio lasciarti. Ho detto che era lui. Hai davvero così tanta paura? No, affatto! Ho da fare, sul serio! Va bene, come vuoi. Non mi credi? Aspetta. Non ho tempo. Devo andare. Stammi bene. Non c'è niente di male ad aver paura. Comunque, dovrei nascondermi. Dovresti, esatto. Ho aspettato per un po', ma dello spettro non c'è ancora traccia. Spettro in smoking. Dove sei?
Oh mio Dio, che urlo agghiacciante! Eh? Quello era Bobby? E dove è andato a mettersi? Bobby! Bobby, sveglia! Svegliati, Bobby! È morto. Non può essere. L'hai visto? Chi è là? Che tipo? Oh no! Oh, lo spettro smoking! Oh, cielo! Dov'è? Ma... Whisper... No! Lo spettro smoking che ci farà fuori! Whisper! Che c'è, Andrea? Perché sei vestito così? Sei inquietante! Inquietante? Forse intendevi dire elegante! Dovevo presentarmi alla festa yokai, quindi mi sono fatto bello! Ti sei... fatto bello! Questo non ha importanza ora! Dov'è lo spettro smoking? Ecco, non è che forse lo spettro in smoking sei proprio tu, Whisper? Cosa? Com'è possibile? In effetti ho partecipato a un bel po' di feste ultimamente. Sì, penso che sia proprio tu. Sei in smoking e sei bianco in viso. Oh cielo, quindi esiste davvero? Questo dovrei dirlo io. Ora però non è il momento, c'è una festa che mi aspetta. Ehi, aspetta. Dai Andrea, non fermarmi, devo andare, è importante. Così tanto che porterò con me la mia medaglia yokai. Ah, che guai, sono in ritardo. L'ha lasciata cadere. Ecco come prendiamo Whisper. Oh, gli è caduta la medaglia. Meglio che la conservi io per ora. Ma Bobby che ha fatto? Whisper. Bene. Rinominiamo, vediamo i nomi. Nuvolo. Saccenzo, proprio no. Sigix. E Valerio. Valerio perché Valletto, vale. Ma Sigix. Perché Sigix? Perché sì. No, sigillato, Sigix, fumestige. Ma non lo so. Ma allora Bobby che gli è successo? Bobby! Stai bene? Oh, Andrea! L'ho visto! Ho visto lo spettro smoking con i miei stessi occhi! Devo essere svenuto dallo spavento! Ma sono certo di aver visto lo spettro smoking! Non l'ho sognato! La prossima volta ne scoprirò l'identità! Ah, Andrea, grazie per l'aiuto! Ah, non posso certo dirgli che so chi è lo spettro smoking! Giusto, l'uomo che non dovresti mai vedere. Molto lieto. Bene. Oddio, pochi punti esperienza, sicura. Ma non aspettavo che era pochi. Però beh, quello gioiello. Moh. Se fai un Nian femmina, sì. Ma se l'hai fatto maschio come me, no. L'ho fatto pistolero. Magari un giorno ve lo faccio vedere. E quindi questo era quanto? Bobby, tutto quanto qui? Questa era la missione per ottenere Whisper, che delusione. Mi aspettavo una lotta. Ma c'è qualcosa qui? Ah, eccolo qua. Incontifante! Che c'è Incontifante? Cos'è qui di bello per noi? Oh no, mi hai trovato! Che tremarella. Ecco, devi fare pipì. E la fa addosso a noi? Ah, però... Aveva Umio nel team lui, quindi... Ok. Umio. Buono. Ammuff. Puzni. Muffo. Atidimu. Ma che è Atidimu? Che è... Di quale dialetto è? E mi dà la Icola. Va bene. Beh, allora direi che questo video termina qui, Cucci. Abbiamo preso Whisper in modo molto veloce, molto semplice. Non pensavo fosse tanto veloce la quest. Beh, insomma, una quest minore per un Fein Silet, che comunque sia si prende, però
in maniera difficile, perché per prendere Sabbio ci vuole più che altro, ci vuole tempo per prendere Mister Sabbio. Allora, io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch 3. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!